Con un massaggio cardiaco ha strappato alla morte un ragazzo di 23 anni che si era accasciato a terra durante un allenamento di basket nella palestra di Carmignanello in Val Bisenzio. Michele Sartini si trovava al lavoro nella sua pizzeria poco distante dalla palestra. Appena saputo del ragazzo in difficoltà, non ci ha pensato un attimo ed è corso ad aiutare il giovane. Una scena tremenda che Michele aveva già visto di fronte ai propri occhi qualche anno prima. Io sorpreso sono andato su. E ho fatto che aveva a fare, poi c'era, quei ragazzi erano già a fare qualche manovra loro con il defibrillatore e più un ragazzo a fare il massaggio, si erano allargati e sono intervenuto io e ho continuato a fare il massaggio. Quando tu vedi una persona accasciata a terra che guarda il soffitto con gli occhi sbarrati e tu vedi che comincia a cambiare colore, però se te insisti a fare il massaggio cambia colore, capito? Come mi era successo un anno e mezzo fa. C'era stato un precedente? Sì, con un mio socio si è fatto il massaggio cardiaco con molto, molto potenza perché lui era proprio peggio. Però anche lì ha cominciato a fare l'antolino, a cambiare colore e di lì si è salvato anche questo. Il massaggio cardiaco lei come l'aveva imparato? Facendo il corso, quelli del primo pronto soccorso per la pizzeria e mi è garbato anche da me guardare qualche filmato prendendo delle cassette per vedere un po' che finché tu fa su un bambucciotto in terra è un conto, farlo su una cosa vera è tutto un altro.